Buongiorno a tutti. Oggi prenderemo il tè insieme a Rossello Ara, leggendo qualche pagina di Via col Vento. Rossella gli disse: So soltanto che non mi ami e che te ne vai. Ma amore mio, che farò se tu te ne vai? Per un momento Rhett Butler esitò, come chiedendosi se una dolce menzogna fosse migliore della verità. Poi si strinse nelle spalle, respirò brevemente e soggiunse: Francamente, mia cara, me ne infischio. Rossella lo guardò mentre saliva le scale ed ebbe l'impressione che il dolore la soffocasse. Il rumore dei suoi passi sul pianerottolo si allontanò e con esso si allontanò l'ultima cosa al mondo che la interessava. Ella sapeva che nessun appello alla ragione o all'emozione avrebbe potuto mutare quel gelido verdetto. Sapeva che tutto ciò che gli aveva detto era il suo pensiero. Lo sapeva perché sentiva in lui qualche cosa di forte, di inflessibile, di implacabile. Tutte le qualità che egli aveva cercato in Ashley, senza trovarle. Ora si rendeva conto che non aveva compreso nessuno degli uomini che aveva amato e li aveva perduti entrambi. Ora sapeva che se avesse compreso Ashley, non l'avrebbe mai amato. E se avesse capito Rhett, non l'avrebbe mai perduto. No, non ci voglio pensare adesso, si disse cupamente, ricorrendo all'antico incantesimo. Se penso che debbo perderlo, diventerò pazza. Vi penserò domani. Non voglio pensarci adesso. Ma il suo cuore cominciò a dolere. Non posso lasciarlo andare via. Deve esserci un mezzo, ripeté ad alta voce, tentando di respingere la sua disperazione nel fondo della mente. Voglio. Andrò a casa, a Tara, domani. Il suo spirito si risollevò impercettibilmente. Ora non voleva pensarci. Tutto ciò che desiderava adesso era un luogo di riposo, dove poter soffrire, dove poter sanare le sue ferite, un rifugio dove poter studiare un piano di battaglia. Pensò a Tara e fu come se una mano dolce e fresca si posasse furtiva sul suo cuore. Si sentì vagamente riconfortata da questa idea. La sua sofferenza, il suo frenetico rimpianto furono un poco attenuati. Per un attimo rimase a ricordare tante piccole cose: il viale dei cedri che conduceva alla piantagione, i cespugli di gelsomini. Mami! Improvvisamente desiderò disperatamente Mami, come l'aveva desiderata quando era bambina. Desiderò posare il capo sul suo cuore. E sentire la mano nera e nodosa sui suoi capelli. Mami, l'ultimo legame con il tempo antico, con lo spirito del suo popolo che non riconosce la sconfitta anche quando se la trova di fronte, rialzò il mento. Sì, avrebbe riconquistato Rhett. Sapeva di poterlo fare. Non era mai esistito un uomo che ella non potesse avere se lo voleva. Penserò a tutto questo domani, a Tara. Sarò più forte allora. Domani penserò al modo di riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.